Wahey coach, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Dato che è iniziato un nuovo evento, è giusto coverarlo. E a quanto pare questa volta l'evento è l'evento per l'ultimo film uscito di Yo-Kai Watch. Yo-Kai Watch Forever Friends. Praticamente narra delle avventure, da quello che ho visto nel trailer, precedenti a Nathan e Katie durante più o meno durante il periodo del nonno di Nathan, oppure ancora prima, o forse dopo, non ho ben capito perché era tutto quanto in giapponese, non c'erano sottotitoli, non c'era niente, e ci ho capito davvero poco. Dovrebbe comunque sia però svolgersi nel passato, anche perché il nome dello yokai, quello nero che vediamo lì appunto sulle missioni, è Nekomata, che è praticamente il nome che danno i giapponesi allo yokai gatto, appunto quando muore, che si rincarna e diventa uno yokai. Quindi potrebbe addirittura essere prima del nonno di Nathan. Praticamente quello è uno yokai classico, proprio uno dei primi, se vogliamo. Ad ogni modo, come ogni evento, andiamo a vedere quali sono le missioni e le quest che l'evento appunto ci offre. Iniziamo subito. Una quest si sblocca però il 23 dicembre, quindi insomma, io per il momento cerco di coverarle tutte quelle che posso, però l'ultima mi dispiace, ma vi arrangerete un pochettino, perché fare un video di un minuto per spiegare l'ultima missione mi sembra un po' una stupidaggine. Ad ogni modo, la prima missione è completare lo stage 8 con Nekomata, probabilmente è un dream match appunto, come vediamo lì, quindi lo completate con lui e ok. Completare lo stage numero 13, che è quello con il boss, con Yamanbaha, che è appunto questo yokai vecchia. Yamanbaha, penso sia la vecchia, perché Baba, non lo so di preciso. E poi abbiamo uno yokai che dovrebbe essere Yokai Scary Man, di farcelo amico. Penso che, mi sembra di vedere da questo foto, che forse è uno dei K, si chiama Scaryman, comunque se lo vedete è verde, dovete reclutarlo. Poi c'è il Dream Match al Boss Stage numero 28 da completare con Tamamo, un altro yokai dell'evento nuovo. Poi completa il Boss Stage 45 senza usare continua con questo yokai, quel carattere non lo conosco. Dovrebbe chiamarsi Murasaki En. En, quello è il simbolo del fuoco. Murasaki è il colore? Murasaki? Viola? Oh, non lo so. Comunque sia, dovete batterlo, appunto, lui, il boss finale. Appunto, c'è un dream match senza usare continua. Poi, qui c'è da fare appunto l'attacco al punteggio, giocare l'attacco al punteggio. Penso che forse l'ultimo, io è solo una supposizione, potrebbe essere un dream match benissimo, però non si sa per il momento. Verrà sbloccato il 23 dicembre, quindi fra 7 giorni, oggi è il 16, sì, fra 7 giorni. Bene, andiamo a vedere le missioni e poi andremo anche a vedere i dream match. Dunque, questa qui completa lo stage 1 in meno di 85 secondi, e ce l'abbiamo fatta tranquillamente. Completa lo stage 5 scoppiando massimo 100 punti. Ora, c'è sempre stato un problema con questi, che non mi ricordo mai se è scoppiare un massimo di 100 punti o scoppiarne più di 100. Voi fate la prova, cercate di scoppiarne meno di 100, e poi se non va, scoppiatene più di 100. Perché c'è sempre un carattere qui che cambia, ma non mi ricordo mai qual è. Quindi se meno di 100 non funziona, provate con più di 100. Poi il numero 3 totalizza 100.000 punti nello stage numero 7. Completa lo stage 10 con yokai di rango B, con solo yokai di rango B. Completa lo stage 13 con l'Energimax di Nekomata, interessante. Totalizza 35 stelle nella prima mappa. Porta l'Energimax di Nekomata al livello 3. Cavolo. Completa almeno 2 missioni delle 7 richieste nella prima mappa. Completa 4 missioni delle 7 nella prima mappa.
completa tutte le missioni della prima mappa. E queste le abbiamo già viste tantissime altre volte, quali sono, insomma, sono queste qua che vanno con i numeri da 1 a 7, vedete? Sono tutte quante numerate 5, 6, 7, completatele per ricevere appunto, se le fate tutte quante, due sfere sacre. Poi abbiamo nella seconda mappa, lo stage 15, totalizza 4000 punti danno, quindi con un solo danno dovete fare 4000 punti. Non specifica la tribù, quindi penso che vada bene qualunque. Nello stage 21 sopravvivete con 45 punti salute. Nello stage 25 utilizzate massimo 4 Energy Max. Nello stage 28 usate solo yokai di rango A e vincete senza usare continua. Nello stage segreto numero 1 puoi giocare con, gioca con massimo 2 tribù diverse di yokai. Totalizza 42 stelle. Ok, questo qui non so se è giusto, ma ho dovuto un attimo farmi dare una mano. Zashiki Shoso o Warabe al limite. Un attimo che controllo meglio. Dovrebbe essere Zashiki Shoso, ma non, o Warabe, ma non ho idea di chi sia. Comunque, se lo trovate, portate su Energy Max al livello 2. Completate 2 missioni delle 7 della seconda mappa, completate 4 missioni delle 7 della seconda mappa e vi dà appunto per l'Elder Watch il cinturino, quindi praticamente Elder Shin Belt, sì, praticamente la cintura per lo Yokai Watch vecchio sacro. Completate le 7 missioni della seconda mappa e ora arriviamo all'ultima mappa. Oh mio Dio, lo stage 32 con Sa-chan, sono yokai, sì, tranquilli, con Sa-chan senza usare continua. Ok, nel terzo stage, va benissimo. Completa lo stage 35 in 70 secondi o meno, wow. Completa lo stage 39 andando in fever time 3 volte, quindi in delirio per 3 volte, wow. Completa lo stage 41 con una sola tribù di yokai, ok. Completa lo stage 45, quello del boss, con almeno il 55% di punti salute, senza usare continua. Ora, nello stage segreto numero 2, usate la tribù Fushigi, che dovrebbe essere misteriosa, e totalizzate un singolo danno di 12.000. Wow! Prendete 47 stelle nel terzo stage, quindi dovete avere a questo punto, se volete prendere 200 punti, 47 stelle. Ok, completa 2 missioni delle 7, completa 4 missioni delle 7, completa tutte quante le missioni e ricevi un segreto IG. Molto buono. Se avete gli Yokai IG, ovvero i Goku, molto buono. I Dream Match, che sono anche questi interessanti e importanti, aggiungerei. Quindi abbiamo Jibanyan contro Jibanyan D, attenzione, contro Nekomata. Abbiamo Sa-chan contro Yamanbaha. Poi abbiamo... questo yokai che mister come si chiama, quello là che non riuscivo a tradurre, contro Scary Man, poi Yamanbaha contro Tamamo e Tamamo contro il boss Triple S. Questo mi sa che è nello stage segreto, mi sa a sto punto, perché se no una Triple S non te la mettono come boss finale. Proprio per scrupolo, fare una slottata e vedere se mi capita qualcosa di interessante. Se mi capita, bene, se non mi capita, amen! Ci proviamo. Tanto una slottata a video la faccio, quindi... al limite. Ah, un vero peccato. L'altra volta ne ho fatte 3 e mi sono un po' lasciato andare con gli yokai. E insomma, non ho trovato nulla. Ne facciamo un'altra? Ma ci dai, tanto. Ah, comunque l'altra volta le slottate erano buggate. Tanto per cambiare. Eccolo. 2, è meno male. Almeno 2. Che poi non è uscito nulla. Va bene, insomma, queste ultime me le tengo. Ah, devo ricominciare a farmare un po' di punti se voglio fare le slottate. E chi c'è tempo di giocare a Yokai Watch? Puni puni. Per gli altri Yokai Watch tempo si trova. In ogni modo, Kujo, questo era il nuovo evento. Spero di avervi aiutato almeno un pochino a capire come svolgere le varie missioni.
e buona fortuna con le crencate, perché secondo me anche stavolta... L'altra volta erano buggate sicuro, ho parlato con un ragazzo lì sul Reddit di Yokai Watch e ho detto guarda, lascia perdere che sono buggati, ho dovuto fare 40 slottate per trovare uno Yokai S. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, vi ricordo che in descrizione come sempre trovate i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!